In Crimea il ponte di Kerch viene progressivamente riaperto ai mezzi leggeri, dopo l'esplosione che lo ha danneggiato, compromesso anche il traffico navale. Viaggio tra le rovine di Lyman, la città ucraina riconquistata dalla controffensiva. Serve una solidarietà europea obbligatoria per l'accoglienza dei migranti. L'appello dei paesi del Med5 riuniti a Cipro. L'Austria domenica va alle urne per eleggere il presidente, favorito l'uscente, il verde Alexander Van der Bellen. Il ponte di Kerch, in Crimea, è stato riaperto al traffico di mezzi leggeri e autobus dopo l'esplosione che l'ha danneggiato, secondo quanto riferisce il leader filorusso della Crimea. La parziale distruzione del ponte rappresenta una perdita importante per Mosca dal punto di vista logistico. La circolazione ferroviaria e stradale è stata bloccata diverse ore e anche il traffico navale sotto questo ponte così strategico è stato compromesso. All'origine dell'attacco ci sarebbe un camion bomba fatto esplodere, secondo fonti ucraine, dai servizi di Kiev. Mosca, dal canto suo, ha aperto un'inchiesta sulle cause dell'esplosione e vuole iniziare la ricostruzione del ponte il prima possibile, mentre le autorità filorusse invitano abitanti e turisti alla calma. Voglio rassicurare gli abitanti della Crimea. Ci sono riserve di carburante sufficienti per almeno un mese e riserve di cibo per più di due mesi. Non ci sono rischi da questo punto di vista. Chiedo a tutti, abitanti e turisti, di mantenere la calma ed essere pazienti. Al di là dei problemi logistici, l'esplosione ha anche un profondo significato simbolico. A Kiev, infatti, si festeggia la parziale distruzione del ponte con un francobollo gigante. È una notizia meravigliosa. Quando l'ho saputo ero sorpresa. Certo, mi aspettavo che succedesse qualcosa, perché ieri era il 70° compleanno di Putin, quindi mi aspettavo un regalo per lui da parte dell'esercito ucraino. È successo, anche se un po' in ritardo, ma sono cose che capitano. Spero che Putin ci perdoni per il ritardo. Il ponte di Kerch, che collega la penisola di Crimea alla Russia, è particolarmente simbolico per Mosca, che al momento dell'inaugurazione del 2018 lo definì come l'infrastruttura del secolo, che doveva permettere le comunicazioni tra la Crimea neoannessa e la Russia. A Lyman, città orientale riconquistata dalla controffensiva ucraina, si cercano tra le macerie i corpi dei civili dopo gli ultimi attacchi russi. Questa città, nella regione di Donetsk, che Mosca ha illegalmente rivendicato come territorio russo la scorsa settimana, conta i suoi sopravvissuti. Sapete, quasi tutti gli insediamenti hanno lo stesso problema, sono completamente distrutti con infrastrutture che sono state compromesse, così come le case. Questo costituisce il primo problema, ma prima di tutto le persone hanno bisogno di un supporto psicologico. Tetiana è una residente e racconta la paura durante l'ultimo attacco. Ero a casa quando c'è stato l'attacco e sono caduta nel bagno e mia figlia era in corridoio. Non so come abbiamo potuto non rimanere uccise. Non è ancora chiaro quante persone siano morte in città dall'inizio dell'invasione a maggio. Gli altri, i sopravvissuti, affrontano lunghe file per ricevere aiuti umanitari. Ho conservato la bandiera ucraina perché aspettavo l'arrivo dell'esercito per la liberazione da questo giogo russo. La liberazione di Lyman è considerata un fallimento dell'esercito russo. Mancava solo l'Italia per questa quarta riunione del Med5, il gruppo dei paesi mediterranei. I ministri dell'interno di Cipro, Grecia, Malta e Spagna si sono riuniti a Paphos, a Cipro, per chiedere ancora una volta all'Europa una solidarietà obbligatoria in materia di politica migratoria europea, per aiutare e sostenere i territori più esposti alle ondate migratorie. Chiediamo alla Commissione e al Consiglio europeo di riconoscere che i nostri Stati sono in prima linea. È essenziale dunque fornirci una solidarietà reale, affidabile e obbligatoria, anche sul campo.
Una redistribuzione più equa dei migranti che arrivano sulle coste europee, dunque, in un contesto in cui le frontiere dell'Unione sono ancora più fragili a causa della guerra in Ucraina e dell'instabilità geopolitica generale. L'impatto della guerra e l'inflazione sui beni di consumo stanno causando una nuova ondata di migranti economici. I migranti dell'Africa subsahariana che cercavano lavoro in Libia si rivolgono ai trafficanti quando le cose non vanno come previsto. Le persone stanno morendo. È una tragedia. Noi paesi del sud dell'Europa sappiamo bene che nessun sistema potrà funzionare finché il peso della responsabilità continuerà a ricadere esclusivamente sui paesi di confine. Gli eventi degli ultimi mesi dovrebbero avercelo dimostrato chiaramente. Dal 2015 ad oggi i paesi del sud dell'Europa hanno ricevuto fondi dedicati all'accoglienza di rifugiati e migranti. Secondo alcuni però questi fondi sono serviti solo a trasformare i paesi del sud in grandi prigioni, dove rimangono intrappolati i migranti quando arrivano. Il gruppo MED5 insiste, la politica migratoria deve essere una sfida comune e tutti i paesi europei devono prendersi le loro responsabilità. L'Austria si appresta al voto domenica per eleggere il Presidente della Repubblica. Quasi certa la conferma di Alexander Van der Bellen, esponente dei Verdi, dato che popolari e socialdemocratici hanno rinunciato a presentare propri candidati. L'unico dubbio riguarda la possibilità di una riconferma già al primo turno, in qualche modo condizionata dalla performance dei candidati minori. Per Van der Bellen arriva dalla California l'endorsement di un austriaco illustre, l'attore Schwarzenegger. Abbiamo bisogno di lei come presidente per i prossimi 6 anni, ha detto in collegamento video. In corsa per la seconda posizione, che in caso di ballottaggio riaprirebbe la partita, è il candidato dell'estrema destra Walter Rosenkranz, che in sondaggi ha accreditato del 16%. Si ferma all'8% invece Dominik Blasny, candidato del partito della birra e nella vita medico, cabarettista e musicista. Proprio la sua candidatura apertamente provocatoria e antisistema potrebbe coagulare quota di consenso della sinistra scontenta, finendo per impedire la rielezione di Van der Bellen già al primo turno. Si vota dalle 7 alle 17 e subito dopo inizierà lo scrutinio e verranno diffusi i primi exit polls. Secondo l'ufficio elettorale centrale, il 14% degli aventi diritto ha già votato per posta. Il trofeo dei mondiali di calcio è arrivato in Francia, e precisamente a Parigi, in una delle sale della Tour Eiffel, dove è stato presentato al pubblico dagli ex calciatori Blaise Matuidi e Marcel Desailly. Il trofeo, il cui valore è stimato attorno ai 100.000 euro, arriverà tra 6 settimane a Doha, in Qatar, dove si giocheranno i mondiali. Si è aperto a Berlino il Festival delle Luci, giunto ormai alla sua 18ª edizione. Il festival illuminerà fino a domenica prossima la capitale tedesca e i suoi monumenti, la Porta di Brandeburgo e Potsdamer Platz. Con un occhio al risparmio, in questo periodo di crisi energetica, il costo delle illuminazioni sarà infatti ridotto del 75%. Torna all'appuntamento con il Comic Con di New York, il festival pop più frequentato del paese, che si svolge al Javits Center fino a domenica, con i suoi costumi stravaganti e colorati. I biglietti per l'evento vanno dagli 80 ai 500 dollari. Per questa edizione gli organizzatori si aspettano circa 200.000 visitatori. C'è anche l'autoritratto di Van Gogh nella sua prima uscita pubblica dopo il restauro a Roma, a Palazzo Bonaparte, dove si è aperta la mostra sul maestro olandese. Fino al 26 marzo prossimo sarà possibile ammirare 50 capolavori provenienti dal Museo Kroller-Müller di Otterlo. Cerchiamo attraverso le opere che abbiamo scelto dal Museo Kroller-Müller di raccontare Van Gogh nella sua interezza, cioè a partire dalle prime opere che lui realizza nel 1881, quando decide definitivamente di voler essere un pittore. Capisce che quella è la sua strada e inizia a lavorare. Tra le opere presenti nelle 5 sezioni anche il Seminatore, realizzato ad Arles nel giugno del 1888, il Giardino dell'Ospedale Saint-Rémy del 1889 fino al Vecchio Disperato,
1890, che precede e in un certo senso diviene metafora della fine del pittore morto suicida quello stesso anno.